Sono Cecilia Strada, presidente di Emergency. Io sostengo la nave dei diritti perché è molto vero quello che c'è scritto nel manifesto. In Italia il clima è sempre più pesante, è intriso di razzismo, maschilismo, omofobia, di un sacco di cose che rendono vivere in questo paese difficile per tutti, e specialmente per le fasce più svantaggiate dei cittadini e di non cittadini. Per non parlare di quelli che si trovano a sbarcare nel nostro paese cercando un futuro migliore e trovano un muro. Bisogna costruire ponti, non muri, questa è la cosa più vera del manifesto della nave dei diritti. È importante molto anche il richiamo alla Costituzione, abbiamo una Costituzione bellissima in Italia, se tutto quello che è sancito dalla Costituzione fosse realmente applicato sarebbe molto più bello vivere in questo paese. Naturalmente tra gli articoli della Costituzione quello a cui Emergency tiene forse di più è l'articolo 11 che richiama al ripudio della guerra. Guerra che affligge tra l'altro tanti paesi del mondo da cui molta gente scappa per venire qui e qui trova davanti un muro. Ma è importante anche il richiamo, ad esempio, alla salute gratuita per tutti, il diritto alla salute che sempre più spesso è negato nel nostro paese a tante persone. Si assiste, anche questo è vero, a una corsa verso il privato nel campo della sanità, nel campo della scuola. E non è una strada che porta molto lontano. Noi siamo fortemente convinti che garantire l'assistenza sanitaria gratuita sia l'unico modo perché sia davvero un diritto e non un privilegio. E tra l'altro la malattia è qualcosa che prima o poi ci unirà tutti, ahimè. Tutti prima o poi nella vita avremo bisogno di essere curati. Allora perché non rendere la sanità gratuita per tutti? Tutti dobbiamo andare a scuola. Perché la scuola non deve essere di qualità e gratuita per tutti? Come dice la Costituzione italiana. Io auguro un gran buon viaggio a questa nave, sperando che i passeggeri possano portare un bel messaggio, che è il messaggio costruiamo ponti da attraversare, abbattiamo i muri e costruiamo ponti.